Due gare al termine, maschile e femminile, giganti, giganti di slalom. Beh, abbiamo visto delle belle gare, sicuramente la discesa maschile con questo Foyt che ha fatto una grande gara secondo, alle spalle di Svinda, le ha messo pressione a Hirscher. Poi però il giorno dopo i super giganti l'americano ha dovuto ritracciare su consiglio, tra virgolette, di Uiara. Molto strano perché mi pare una decisione ingiustificata, aveva tracciato un super G normalissimo, mentre il super G che ha dovuto ritracciare era più un gigante che un super G. Ovvio che così siano stati avvantaggiati enormemente i gigantisti, tra questi Hirscher, visto che c'era in ballo la Coppa del Mondo. Infatti Hirscher non è mai andato così forte in super gigante, è arrivato terzo a 6 centesimi da Innerhofer, dietro appunto Pinturo che ha preso 2 centesimi soltanto, a conferma che era un gigante, non un super gigante. Bello per carità, tecnico, però a me viene da pensare male. Perché devi far ritracciare un super gigante? Tra l'altro ieri ho visto su Facebook quello di Maier nel 98, stessa pista, un altro mondo, un altro spettacolo, andavano a 20 km o 30 km all'ora in più. E quindi c'è questo sospetto che io vorrei allontanare, perché mi piace pensare che le gare siano tutte pulite, però è molto forte.